pulisci la bocca. Prendi una mela e vai a giocare un po', eh? Il caffè, signore. E ricordati di passare la lezione, che non la sai ancora bene. Grazie, signora, Teresa. Il caffè. No, grazie, Teresa, lo bevo dopo. Lo tenga in caldo. Ah, che bello quest'ultimo numero del Figaro Illustrato. L'hai visto? Che fai? Leggi? Da un'occhiata alla borsa. Ah, e lascia un po'. Lavori fino alle 7, mi fai pranzare alle 8, poi torni fuori. Nemmeno l'oretta che stai in casa mi fai un po' di compagnia. Vieni qui. Adesso. Vieni qui. Bevo il caffè. Vieni qui a berlo. Dai, ti faccio un po' di posto. Così? Sì, ma togli l'ar della mod. Hai visto gli ultimi modelli di cappelli? Mm. Tutti piume, nastri e altissimi. Carini, no? Non me ne lasci un po'? Non ne volevi? Ma il tuo è più buono. Un goccino solamente. No, no, lo voglio nel cucchiaino. Oh, poverina. Ancora? Un po' per uno. Non è più bello così? Bellissimo. Ah! Che cosa c'è? Graffiami, graffiami presto. Dove? Qui sulla mano. No, sul palmo no, porta disgrazia. Oh. Aia! Oh, guarda che graffio che mi hai fatto. Un bacio subito. Dove vai? Prendo il corriere. Ho detto di no. Guardo i telegrammi. Ho detto di no. Ah, i tuoi valori sempre. Il tuo valore, l'unico tuo valore sono io, hai capito? Stammi un po' vicino. Fa freddo, sai, stasera. E io sono anche un po' malata. Oh, che cos'hai? E tu hai l'obbligo di curarmi. Ma devi uscire anche stasera? Sì, do una capatina alla borsa. Perché non esci anche tu? Per andar dove? Ma non lo so, ti accompagno, passo alla borsa e ti raggiungo. Vediamo che c'è a teatro. Scala Riposo. Manzoni, la moglie di Claudio, che orrore. Dal Verme, Traviata, ballo Sieba. Abbiamo promesso a Gianino di portarla a vedere il ballo. Già. Ma ormai è tardi e poi è meglio che ce lo portiamo un sabato, così la domenica può dormire fino a tardi, non ha la scuola. Non c'è niente di interessante. Che ore sono? 8:30. Potrei vestirmi e andare dalla Viscardi. Ma tu dici sempre che mi vieni a prendere e poi non vieni mai. No, senti, ho deciso, sto in casa. Ma ha un patto, che tu esci, vai alla borsa e torni. Mezz'ora, non di più. Alle 9:15 ti voglio qui. Ti preparo il tè qui accanto al fuoco e alle 10 a letto, come due bravi figlioli, eh? E se qualcuno ti vuol portare a zonzo, tu gli devi dire: amici cari, io a casa ho una mogliettina tanto carina che mi aspetta e vi saluto. Siamo intesi? Siamo intesi. Lo vedi? Anche il tuo piede vuol riposo. Ti sei alzato appena da 8 giorni. Il medico l'ha detto, se l'è cavata presto e bene. Ma al minimo sforzo... Ma no, non mi sforzo affatto. È solo che quando rimango seduto un po' troppo a lungo... Hanno suonato, chi sarà? Ma sarà Giacomo con i dispacci. C'è l'avvocato Velati. Ah, entri. E cioè, un momento. Lo facciamo passare nel salotto buono. Ma no, si sta così bene qui, fallo passare. Ma è tutto in disordine. Ma che ti importa? Buonasera, signora. Avvocato. Come va? E il suo piede? Molto meglio, grazie. Ma io disturbo, hanno già cenato? No, no, anzi, perdoni lei se la riceviamo... Si figuri che mio marito voleva farla passare nel salotto buono, ma io la considero abbastanza nostro amico da non far complimenti. Gliene sono grato. Vuole una tazza di caffè? Grazie. Grazie sì o grazie no? Sì. Teresa, porta il caffè per l'avvocato. Le cedo il mio. Non può rifiutarlo. Se le facessi la corte le direi che sarà anche migliore. Questo lo direbbe in faccia a mio marito. A quattro occhi troverebbe qualcosa di meno... Di meno banale. Beva e mi eviti di rispondere. E tu non stare in piedi che ti affatichi. Oppure prendi il bastone. Dov'è? Mi tratti proprio come un invalido. Sieda, avvocato. Grazie. Sa, caro Campiani, sono venuto presto proprio per trovarla in casa. So che a quest'ora va la borsa e... Volevo dirle due parole prima che uscisse. Eccomi a lei. Ah, ci siamo, un discorso d'affari. Vi lascio. No, niente affatto, anzi, la prego. Si rivolge all'amico o all'agente di cambio?
perché in questo caso posso esserle utile anch'io, sa. Non compri gli zuccheri, calano. Me l'ha appena detto mio marito e dicono tutti che di lui ci si può fidare. Grazie. Mi rivolgo invece all'amico, oh pardon, agli amici. E francamente ho più fiducia nella sua amicizia che nella sua scienza bancaria. Le perdono questa sfiducia per la fiducia che ha nella mia amicizia. Quanto chiacchieri, ma lascialo dire. Eh già, perché tu devi uscire, la piccola borsa ti aspetta. Ah, ma allora non voglio disturbare. Sarà per domani, verrò al suo ufficio. No, guardi, avvocato, c'è un patto fra me e mio marito. Lui deve uscire, ma sa che deve tornare presto. E non vorrei che trovasse delle scuse. Quanto chiacchiera, mi dica, avvocato. E non si lascia interrompere. Ecco qua. Lei sa che mio fratello Adolfo è suo collega da 2 mesi. Sì, lo vedo attivo, lavoratore, non manca un giorno alla borsa. Lei non sa niente degli affari che fa? Niente di positivo, so che lavora molto per conto proprio. Ed è questo, vede, che mi spaventa. Adolfo è sempre stato un po'... Insomma, finora non ha concluso nulla. Io ho dovuto decidermi a seguire il proverbio metà consigli e metà denaro. E così gli ho dato il capitale necessario ad aprire un ufficio. È stato 3 anni in banca, sentirlo parlare sembra Rothschild. Ma io invece sono preoccupato perché mi hanno detto che rischia molto. Sì, che rischia, lo sapevo. C'è pericolo? Veda, mi rivolgo a lei proprio come a un vecchio amico. Può informarsi, avvertirmi. Le chiedo troppo. Per quello che posso, ma non sarà tanto facile. Non c'è molta confidenza fra colleghi. Ma lei ha tanta autorità. È una vecchia volpe di borsa. Oh! Non me li invecchi tanto, mio marito, sa? Parlo di pratica, di avvedutezza, di fama. Per carità, conti su di me. Tante, tante grazie. Mi scusi, sa, ma la cosa mi dà tanto pensiero. Faccio un po' da padre a mio fratello. Te ne vai, Andrea? Sì, non posso mancare. Assolutamente. Purtroppo. Allora, senti, sono 8:30. Alle 9:15 ti voglio di ritorno, d'accordo? Farò il possibile. E guai a te se tardi. Giulia, Giulia, non prenda moglie, sa, avvocato. Come? Cosa dici? Oseresti pentirti di esserti ammogliato? No, via. Chiedimi perdono subito con un bacio. Teresa? Bambina. Teresa, il cappello e il cappotto per il signore. Prendi la carrozza, mi raccomando. Avvocato, lei resta a tenermi compagnia fino a che mio marito non torna. D'accordo. E Giannino che fa? Gioca, in guardaroba. Ha la lezione da studiare. Perdoni, avvocato, noi la trattiamo proprio come un vecchio amico. Guardi, lì ci sono i sigari, fumi. Se si trattiene, la ritrovo. Non preoccuparti, non lo lascio andare via. Tu piuttosto vedi di tornare presto, perché Velati è pericoloso. Vuol farmi andare via? A tra poco, dunque. Prendi la carrozza e non far tardi. Teresa, guarda che Giannino ripassi bene la lezione, mi raccomando. Può venire qualcuno? Ma no, non c'è nessuno. Che improvvisata, che bella improvvisata mi hai fatto. Non ti aspettavo, sai, stasera. Che c'è? Cara, non bisogna scherzare col pericolo. Pericolo? È la prima volta che te ne preoccupi tanto. Beh, è necessario che mi decida a ragionare e a farti ragionare. Non mi ami più allora? Ma sì, ti amo e ti amerò sempre. E pensa, Giulia, che se un giorno ti dicessi è necessario che ci lasciamo e che ritorniamo semplicemente i buoni amici di una volta, anche in quel momento ti amerei come adesso, come il primo giorno che ti ho avuta, e dovresti credermi, dovresti ubbidirmi. Lo crederei solo nel caso che quel giorno non t'amassi più io. Perché mi fai questi discorsi? Perché mi dici queste cose? Gustavo, dimmi. Beh, per farti ragionare. Perché tu ti renda conto una buona volta qual è la nostra situazione. Sei stufo, vuoi finirla? Shh, per favore. Ma che paura hai stasera? Delle tue sciocchezze. Lo vedi? Tuo marito era ancora per le scale. Teresa non era ancora uscita di qui e tu mi buttavi le braccia al collo. Poteva tornare lui e sarebbe stata la tua rovina. Poteva rientrare lei e sarebbe stata la pace perduta, perlomeno il ridicolo per noi. Gustavo, ti preoccupa ugualmente il pericolo della mia rovina e quello di diventare ridicolo in faccia a una serva? Tu fingi, e nella preoccupazione di fingere, dici delle cose orribili. Cara,
Tu non capisci? Taci, taci, hai ragione, non capisco, mi fai perdere la testa. Dio mio, Dio mio. E io che l'avevo creduta una festa per me, la tua visita di stasera. Gustavo, dimmi la verità. Che cosa è accaduto oggi? Sono 8 giorni che non ci vediamo. Ti è accaduto qualcosa? Sei contrariato. Ma non hai nulla con me, vero? E va bene, no, non ti tocco, ecco. Va bene così? Potrebbe vederci chiunque così. Ma dimmi che è successo. Io ti perdono tutto, lo so, hai degli affari, delle noie forse. Ma no, no, non ho niente. Ma sì, sì, sei teso, sei nervoso. Ti secca di essere venuto. Vuoi andare via? Domani sarà tutto passato, vuoi andartene? Mi mandi via? No, no, io temo che ti annoi, temo che rimanendo tu mi dica ancora delle cose che mi fanno male. A torto poi, perché adesso dovrei perdonartelo, ho capito, sai. Ho capito che sei preoccupato. Domani tornerai ad essere il Gustavo di una volta. Oh, da capo. Va bene, non ti tocco. Non vuoi confessarlo che sei teso, che sei preoccupato? E confessalo. Mi piacerebbe tanto che tu lo confessassi, almeno così mi spiegherei tutto. Dio mio, ma come ingrandisci ogni cosa? Ma che ti ho detto in fondo? Delle cose giuste? Ma perché voi donne, che dovreste avere più sensibilità di noi uomini e una più raffinata squisitezza di sentimenti, non arrivate a comprendere? Ecco, vedi, tu non arrivi a comprendere che nella tua casa, nella casa di tuo marito, non voglio essere che un amico per te, che mi ripugna. Che ripugna alla mia coscienza d'uomo onesto, tradire quell'uomo qui, sotto il suo tetto. Tutto questo mi indigna. E da quando? Da sempre. Ho potuto dimenticarlo i primi tempi della nostra relazione, quando avevo perso la testa, ma ora non più. Te l'ho detto. È tempo di ragionare. E mentire? Come menti? E mi parli della tua coscienza di uomo onesto. Ma quale coscienza? Quale onestà? Lo sai quale sarebbe la sola, la vera onestà? Quello di dirmi non ti amo più, senza menzogne, senza ipocrisie. Perché tu non mi ami più, Gustavo. Me ne sono accorta, sai, sei molto cambiato negli ultimi tempi. Una volta ti lamentavi di non poter venire qui più spesso, perché non ti bastavano le ore che passavamo insieme altrove. E cercavi ogni pretesto per venire, e venivi anche di sotterfugio. Stasera, dopo che questo bisogno di vedermi non lo provi da tanto tempo, quando t'ho visto entrare e ho sentito la ragione della tua visita, l'ho capito subito, sai, che si trattava di un pretesto. So bene che non sei affatto in ansia per tuo fratello. E ho creduto che tu fossi tornato il Gustavo di una volta e ti ho buttato le braccia al collo. Era un pretesto, sì. Ma per venire a prendere congedo da me? Non rispondi nulla? Non hai nulla da rispondere. Ma che cosa devo rispondere alle tue sciocchezze? Alle mie sciocchezze? È così sciocco quello che dico come sono veri i sentimenti che hai espresso? Ma che diritto hai di dubitarne? Poveretto, ma credi davvero che io possa giustificare la tua freddezza, la tua rivolta di stasera con un improvviso risvegliarsi della coscienza? Con un'improvvisa tenerezza per mio marito? Sì? Signora. Che c'è? Sono 9:00. Devo mettere a letto il bambino? Ha ripassato la lezione? Un pochino. Lo metta pure a letto, è tardi. Se penso che una volta eri geloso di mio marito. Perché io ho sempre avuto questa virtù, questa fortuna di non odiarlo, come quasi tutte le donne che hanno un amante. Odiano il marito, lo trascurano, lo trattano male. Io no. È buono, è onesto, mi ama lui, è il padre del mio bambino. Non l'ho mai amato, per questo forse mi è stato facile volergli bene, perché noi donne non odiamo che l'uomo che abbiamo amato, e quando cessiamo di amarlo. E quando ho sentito anch'io il bisogno irresistibile di amare, e per disgrazia, fatalmente, mi sono innamorata di un altro,
Ho saputo però conservarmi ai suoi occhi come una buona moglie affezionata. E tu eri geloso di queste cure, di questo affetto, e avevi il coraggio di non credere al mio amore, e me lo dicevi, perché ti pareva impossibile che amandoti io potessi sopportare un altro uomo vicino a me. Ma sì, mi ricordo benissimo. Gustavo, ti amo, ed è questo che mi fa essere buona, paziente, saggia, perché non voglio perderti, perché voglio essere tua tutta la vita. Se facessi delle sciocchezze, se mi compromettessi, se egli dubitasse di me e mi lasciasse, la nostra pace sarebbe perduta e il pericolo forse ti allontanerebbe da me. Ti ricordi i discorsi di allora? E se un giorno lui avesse scoperto tutto, che cosa sarebbe accaduto? Tu, buono, onesto, non mi avresti abbandonata, ma sarebbe prevalso in te l'amore. L'amore grande, immenso, come lo voglio io, senza noie, senza preoccupazioni, senza averne rovinata la tua esistenza, compromessa la tua carriera. E se un giorno ti venissi a noie, ti dicevo, Gustavo, vedi, quest'idea mi spaventa, mi fa inorridire. E in quest'idea di perderti per colpa mia, io trovo la forza di simulare, di essere di fronte a lui una buona moglie. Ti ricordi che ti convincevi e le nostre discussioni finivano con un bacio. Non mi ami più. Non mi ami più, è possibile. E che ti ho abituato male. T'ho amato, ti amo troppo. Ti annoio. Sei così sicuro del mio amore, vero Gustavo? Che freddo, amici miei! Oh, eccoti! Già di ritorno. 9:20 sono in regola. 5 minuti di ritardo. E 5 minuti di tolleranza. Posto che nelle mogli ci sia della tolleranza. Grazie. Avvocato, ho già cominciato le mie indagini, ma per ora niente di certo. Grazie, ma faccia con comodo, perché penso che per ora non ci sia nulla di grave. Già, lo penso anch'io. Signora... Ma come, va già via, non prende il tè con noi? Gliel'avevo già chiesto anch'io, ma dice che ha un appuntamento. Anzi, stava per lasciarmi. E sarei rimasta sola se tu non tornavi. A proposito, quando pranza con noi? Facciamo dopodomani? È domenica, gli altri giorni con gli affari di mio marito non si sa mai a che ora si pranza. L'aspettiamo. Ma... E ci porti Monticelli, è un tipo simpatico, vero Andrea? Sì, sì, alle 7:30. Lei e il suo socio e amico. Grazie, ma sono dolentissimo. Domani parto. Ah, è una scusa? Non le pare, ho una causa alla Cassazione di Torino. Davvero? Al suo ritorno, dunque? Ci contiamo. Mille grazie, signora. Buonasera. Non hai aggiunto una parola per trattenerlo. Ma gliel'avevo già detto, prenderemo il tè con mio marito. Ma dice che aveva questo appuntamento. Sarà una frottola, si sarà seccato. Era qui da quasi un'ora. Ah, è che volevo dirgli... Che cosa? Il suo fratello. E non gliel'hai detto? C'è dell'altro. Di grave? Sicuro, un'operazione così arrischiata in cui si è messo. E i pronostici di fine mese non fanno sperare niente di buono. Io già ne sapevo qualcosa. Ma poveretto, bisognava avvertirlo. Non ne ho avuto il coraggio. Volevo prepararlo, sai, se si fosse trattenuto. Comunque domani bisogna provvedere. Io ho già preso delle misure, posso provvedere io. Tu? Sì. E rischieresti tu del tuo? No, no, una firma. Perché avvertire il fratello va bene, ma metterti tu negli impicci no, eh? Non preoccupare. Giannino è a letto? Sì, sì. Ci vado anch'io adesso, sento quest'umidaccio. Sì, sì, vai, vai subito. E poi domani mattina devo alzarmi presto, vado a Genova. Stai via molto? No, una giornata, parto alle 8:30 e ritorno la sera. Con questo freddo è poco bene come stai, ma manda qualcuno. Lo sai che non è possibile. Pranzeremo senza di te. Pensa che io pranzerò senza di te, Giannino. Mi fai pena. Vai a coricarti, dunque, non leggere fino a tardi come fai di solito. Comandi, signora. Teresa, hai acceso il fuoco nella stanza del signore? Sì, signora. Domani mattina bisogna svegliarmi alle 6. Sì, signore. Alle 6 per partire alle 8:30.
Sì, devo passare in ufficio prima. Buonanotte, tesoro. Domattina non ci vediamo. Non voglio svegliarti così di buon'ora. No? Lo sai che dopo vengo a salutarti. Sì, grazie. Costanzo, sei tu? Ah, ciao. Beati i ricchi. E chi ha da fare se la sbrighi, non è vero? Oh, non si può essere più concisi di quanto tu sei stato nel tuo biglietto di stamane. Carissimo, sto poco bene. Non ho nessuna voglia di venire in studio. Chiedi un rinvio della causa Candalari, manda al registro la convenzione Ponti e all'inferno i clienti se ne vengono. E che ho fatto? Ho ottenuto il rinvio. Ho mandato al registro la convenzione Ponti. E all'inferno i clienti? Oh, in paradiso, è più sicuro che non tornino. Vediamo un po'. Febbre impercettibile. Una faccia da papa, meno male. Anche stavolta non vai a raggiungere i clienti. Amico mio, sto malissimo di spirito. Sto moralmente male, ti assicuro. E se non esco dalla situazione in cui mi trovo non so come andrà a finire. Ah? Cioè, andrà a finire che liquido lo studio, chiudo la casa e me ne vado. Adagio, liquidi lo studio. Dello studio faccio parte anch'io. Liquidi anche me? Beh, te lo cedo completamente. A parte gli scherzi, che c'è? Vuoi delle confidenze? Beh, se me ne credi degno. Beh, come amico sì, ti conosco per prova, ma temo della tua serietà. Della mia serietà, quando occorra, è garante l'amicizia. Ascoltami. Io mi trovo nelle condizioni di un uomo che ha un amante e bisogna che la lasci. Bisogna da parte di lei o da parte di lui? Di lui. Di te, dunque? Sì. La si paga e la si congeda. E se una di quelle che non si pagano? La si cede a un amico. Ecco la tua serietà. E io che ho bisogno di sfogarmi, di chiedere aiuto e consiglio, sono così scemo di rivolgermi a te. Vieni qui. Vieni qui. Senti, la Campiani, lo sai anche tu? Tutto il mondo lo sa. Già, tutto il mondo lo sa e non me ne hai mai parlato. Bravo, bravo, se non me ne parlavi tu, non è una pratica di studio, purtroppo. Ma io non ne ho parlato con nessuno. E ti stupisce. Senti, passeggiamo oggi sul corso dalle 4 alle 6. Delle signore che incontreremo, io ti dirò quelle che hanno un amante. E dell'amante ti dirò anche il nome. Né avrò l'aria di farti delle rivelazioni, sai. Ti dirò cose che sai anche tu, che sanno tutti. Che sa anche il marito, qualche volta. Oh, questo non è il caso del buon Campiani. Il buon Campiani, hai l'aria di canzonarlo. Dico, di noi due non so chi lo canzona di più. Eppure se c'è uomo tradito che non sia ridicolo è lui. Ah, davvero? Sì, davvero, davvero. Lui non ha motivo di dubitare di sua moglie, oserei dire che non ne ha il diritto. Oh, buona questa. Ma seriamente. Quella donna... strana, eh? Incomprensibile per chi la vede nella vita domestica e pur la sa moglie infedele, ha risolto questo problema di essere contemporaneamente di due uomini. Dell'uno lo è col corpo e col cuore, dell'altro con l'anima e col cervello. Ed è così l'amante più appassionata e la moglie più affettuosa. Ragione per la quale suo marito la ricambia di grandissimo affetto ed è ben lontano dal dubitare di lei. Dimmi tu, di tante donne adultere, perché prima o poi il marito viene a conoscere il tradimento? Ma anzitutto e soprattutto perché è la moglie stessa che glielo rivela, ma certo. Dal giorno che ha un amante, la donna diventa insofferente verso il marito, lo tratta con indifferenza, o lo trascura, o gli nega ogni carezza. E il buon uomo che vede così disamorarsi la moglie deve pensare necessariamente che qualcuno o qualcosa si è messo tra loro e comincia a dubitare, a insospettirsi. E allora studia la moglie nei suoi atti, nelle sue parole, il dubbio si accresce, indaga, spia, tende il tranello e trova l'amante. E le lettere anonime? E le cameriere? E il caso?
Dove li lasci questi elementi potentissimi di scoperta? Questi cristofori colombi dell'infedeltà coniugale? No, credi a me, si trovano più nelle commedie che nella vita. Ci entrano qualche volta come elementi complementari e hanno effetto laddove il dubbio si è già infiltrato. Sono come la pioggia che fa germogliare il seme, ma il seme è già nella terra. Guarda, se a Campiani mandassero una lettera anonima, la distruggerebbe con disgusto, o meglio ancora la mostrerebbe alla moglie per riderci su dopo pranzo. Credi? Ne sono convinto. Tu non hai un'idea di quello che Giulia per suo marito è un poema di affettuosità, è una perfezione di cure, senza un'interruzione, senza una dimenticanza, senza un affievolimento, mai. E d'altra parte, nell'amore è ardita. Se io rimango 8 giorni senza andarla a vedere, è capace di venirmi a cercare in studio. Ma tornando a casa, lo dice al marito con grande naturalezza, trovando un pretesto alla sua visita molto convincente. E nota, dopo aver lasciato me, tornando dal marito, non è certo né musonita, né seccata, né fastidiosa, anzi, è allegra, chiacchierina, e avrà trovato la parola più dolce, più affettuosa da sussurrargli all'orecchio con un bacio. E lui, certo, senza essere uno scemo, anzi, non essendolo affatto, potrebbe dopo ciò immaginare piuttosto la fine del mondo che un'infedeltà della moglie. E ti ama? Non lo so, ma certamente nessuna donna innamorata ha fatto più di quello che Giulia ha fatto per me. Bene, è meraviglioso. E vuoi dell'altro? L'anno scorso, ricordi, andai a Brescia a discutere una causa. Bene, dopo poche ore che ero là, mi vedo comparire Giulia. Amor mio, mi dice, ho una cugina che abita qui, sono venuta a trascorrere qualche giorno da lei, che bella occasione, eh? E si è trattenuta 3 giorni. Quando io non ero in tribunale, lei stava con me. Ma quando ero occupato, sai come spendeva il suo tempo? Scrivendo al marito delle lettere di 8 pagine piene di affetto, nelle quali gli raccontava 100 graziose storie. Nella prima diceva, sai che combinazione? Ho trovato qui velati. E l'ho presentato ad Elena, la cugina, che lo trova molto simpatico. In confidenza credo che le faccia un po' di corte. E nell'ultima, il giorno avanti che ripartisse, ritorno domani, qui mi diverto, sto bene, ma non posso rimanere di più. Mi manchi tu e Giannino. Sempre più meraviglioso. E nota questa sua finzione continua, che pare sfrontatezza, non deriva da corruzione dell'anima, non è un calcolo in lei, no. Lei è buona, è molto buona d'indole, è così, senza accorgersene. Amico mio, io mi domando se questa non è la moglie ideale. Un ideale molto relativo, eh? Relativo, sì, come tutto è relativo a questo mondo, l'onestà compresa. In questa società corrotta in cui viviamo, piena di vizi contagiosi, e nella quale la donna respira con l'aria le tentazioni, e tutto congiura contro la sua onestà, la moglie perfettamente saggia e fedele è un'eccezione, un idolo a cui bisogna erigere un altare. Chi la possiede è un essere privilegiato, fuori delle leggi del mondo. Per i più, per la gente, l'ideale delle mogli dovrebbe essere questo: una donna che, avendo un amante, si conserva una buona moglie, affettuosa verso il marito, che evita gli scandali e l'infelicità dei figli e mantiene la pace in casa. Una pace vera, sincera, non di quelle fittizie e di convenzione, come se ne vedono tante, e sotto le quali covano odi e disprezzi. Non ti pare? Beh, però con quelle idee lì è meglio che non prendi moglie, eh? E che cosa ho fatto? E ora tu devi, cioè, vuoi lasciare questa donna? Sì. E perché? Perché la nostra relazione dura già da 2 anni e non può durare tutta la vita. Semplicemente? Mio caro amico, mi pare che negli affari di cuore tu non sia molto sincero. Mi permetti di correggere? Tu vuoi lasciarla perché non l'ami più. E anche se fosse, che colpa ne avrei? Si può comandare al cuore? L'ho amata 2 anni, con tutta la forza dell'anima, senza un'infedeltà neppure di pensiero. Non l'amo più, che colpa ne ho? Chi mi può condannare? Ma certo, ma chi ti condanna? come sei suscettibile stamattina. Ah, poi guarda, tutto questo non mi va più. Ho 30 anni, non ho famiglia. Questa vita in casa altrui mi pesa. No, bisogna essere più giovani per trovarci attrattive.
Io devo pensare ai casi miei, al mio avvenire. Ho capito. Vuoi prender moglie? Caro amico, è sempre difficile rompere un rapporto. E con una donna simile non deve essere anche di più. Forse il meglio è cercare del coraggio e dirglielo. Che cosa? Che non l'ami più. Ah, e tu credi che si possa trovare così questo coraggio? Ho diradato le mie visite, mi sono mostrato freddo verso di lei, niente, non è servita a niente. Ieri sera, dopo 8 giorni che la sfuggivo, sono andato da lei deciso a trovare il modo di finirla. Ebbene? Ci siamo lasciati più amici di prima. Stanotte le ho scritto a lungo. Per dirle che non l'ami più? No, non si possono dire queste cose. No, le ho scritto per dirle che è necessario che ci lasciamo. Vi lascerete, sì, ma più amici di prima. No, per ora mi crede assente, anche per questo oggi non sono venuti in studio. Sì? Che c'è? Signor avvocato, una signora chiede di lei. Oddio santo, anche in casa questi clienti. Ha dato il nome? No, signore. Ma le hai detto che ho gente? Sì, il signor avvocato Monticelli, ma mi ha risposto che lo sapeva. Passi. A buon conto, io potrei... Ma da che parte? Poi se lei lo sa già che sei qui, no? Si accomodi, signora. Mi raccomando, non si pensi male di me. Avvocato, che fa? Non mi dice di entrare. Avvocato, posso entrare? Certo, certo. Finalmente, Velati. Ho saputo che sta poco bene. Me l'hanno detto al suo studio e in sua assenza ho chiesto di lei. Allora ho raccolto le idee. Avevo urgente bisogno di parlare a Velati per un affare che gli sta a cuore. Potevo venirlo a cercare in casa sua? Sì. Perché ci avrei trovato un amico comune? Perché non saremmo rimasti in due? Ho fatto bene, ho fatto male, non lo so. Ma infine, siamo o non siamo amici? Bisogna pur sacrificare qualcosa all'amicizia. Non le pare? Oh, ma quando poi non si ha nulla da nascondere. Appunto, non è andato a Torino? Doveva andarci anche lei? Sì, dovevamo partire. Lui. Ma poi stamattina ho un telegramma, un rinvio. Ah, ecco, un rinvio. Ci avevo contato su questo rinvio per trovarla oggi. Prego. Prego. Non importa. Dunque, le dicevo, avevo urgente bisogno di parlarle. Monticelli, ma che fa? Va via. Vuol fare l'uomo discreto, ma non è il caso. Dico a Velati ciò che ho da dirgli e usciamo insieme. Ai suoi ordini, signora. Si tratta di suo fratello. Oh, mi scusi, non ci avevo pensato, forse Monticelli... Oh no, Costanzo mi è troppo amico, sa tutto di me. Tutto... tutto? Tutto quello che si confida all'amico quando l'amico può aiutarci. Bene, la prego, mi dica. Come lei sa, ieri sera mio marito ha assunto informazioni e le ha detto che non aveva potuto sapere niente. E invece... E invece? Non si spaventi, non c'è nulla di grave. È solo che pare che suo fratello si sia messo in un'operazione un po' arrischiata. E lì per lì, lui non ha voluto dirglielo per non farla preoccupare inutilmente. L'ha detto a me, invece, aggiungendo che aveva già provveduto lui. E in che modo? Non lo so, non me ne intendo. Però ha detto che nulla poteva accadere grazie a certe misure che lui aveva ritenuto di prendere subito. Bisogna che vada da lui immediatamente. Non c'è. È partito stamattina prestissimo per Genova. E io ho pensato tutta la notte. Sapete come siamo impressionabili noi donne? Almanacchiamo. Almanacchiamo sempre. Ho pensato che oggi poteva venire qualcuno ad informarla e a spaventarla inutilmente. Infine, ho temuto qualche grosso guaio. Allora ho pensato di informarla io, di venire qui a rassicurarla, dato che mio marito era assente. Sono stata allo studio, poi qui. Non le pare, Monticelli, che era uno stretto dovere d'amicizia? Mi difenderà, eh? Mi giustificherà lei se occorre.
A proposito, mio marito l'aveva invitata a pranzo per domani insieme con Velati, ma dato che lui doveva andare a Torino, adesso che siete qui, vi aspettiamo, eh? Ci vediamo domani alle 6, d'accordo? La ringrazio, con immenso piacere. Vuole proprio andarsene? Non mi vuole aspettare? Mi raccomando, allora non faccia giudizi temerari, o se li farà, con un po' di discrezione. A domani, dunque. A domani. Vieni in studio poi? Sì, è più tardi, ciao. Allora? Sto osservando la tua casa. È la seconda volta che ci vengo. La prima 2 anni fa. Poi tu hai pensato che non era prudente farci vedere qui in pieno giorno. E siamo andati laggiù. E adesso ci torno, dopo 2 anni. Curioso. È carino quest'alloggetto. Là c'è la tua camera da letto, vero? Lì la biblioteca, lì l'anticamera. Come ricordo bene. Qui c'erano dei marron glacé, preparati per me. E c'erano anche dei fiori, per me, anche quelli. Oggi non mi aspettavi. E queste poltroncine non c'erano. Ah, che delizia! Come ci si sta bene! Una sigaretta? Non me l'offri? Se ti fa male fumare. Sì, lo so, ma l'accendo appena, così, per il colore locale. Non mi fai accendere? Ah, che faccia scura! Sei di cattivo umore anche oggi? Stai poco bene? Vuoi che me ne vada? Non hai ricevuto la mia lettera? Sì, l'ho qui. L'ho scorsa appena. Avresti fatto bene a leggerla attentamente e a ponderarla. Sono ancora in tempo, non l'ho distrutta. Vuoi che la leggiamo insieme? No, dovevi leggerla tu, seriamente, invece di venire qui. Ma, benedetto ragazzo, volevo assicurarmi che tu fossi partito. Poiché te l'avevo detto... Dovevo essere certa che saresti rimasto a Milano. La mia lettera ti spiegava. Se tu l'avessi letta... Ma sì che l'ho letta. Ma non ci ho dato importanza, ecco tutto. Mi scrivi che dobbiamo lasciarci. Perché? Per fare una cosa qualsiasi a questo mondo ci deve essere una ragione, no? Che c'è di mutato fra noi? Io ti amo. Tu mi ami. Perché mi ami, vero? O non mi ami più? Ma te l'ho detto, forse? No, mai. Dunque mi ami. E allora perché lasciarci? Io ti perdono tutto, come sono buona, vero? Tu in questo periodo devi avere qualche preoccupazione, qualche causa che ti dà pensiero. Stamattina mi sono detta, Gustavo ha tanto maggior bisogno di affetto, di cure. E sono venuta. E hai fatto un'altra di quelle enormi sciocchezze che ti rimprovero da mesi, che compromettono la mia e la tua tranquillità, che mi rovinano la vita. Niente meno. Vediamo, vediamo, ragioniamo un po'. Ma vieni, siediti qui accanto a me. Mio marito è a Genova. Ebbene? Ebbene, bestia che sei, potevo venire. Ma tu dimentichi che abito al centro di Milano, che qualcuno può averti veduta salire, che tutti conoscono la nostra relazione perché tu non ti sei granché curata di nasconderla e che ci sono dei maligni. Guarda, se c'è una cosa di cui non mi preoccupo è proprio quella, perché i maligni ci provano gusto a svelare ciò che ritengono un segreto per i più, ci provano gusto a rovinare una donna che mette ogni cura nel nascondere le proprie colpe. Ma non si disturbano affatto per chi non mostra ad aver paura. No, bella teoria, comoda soprattutto. Soprattutto giusta. E poi sai benissimo che potrei dire a mio marito di essere venuta... Qui, in casa mia. In studio. Anche in casa tua, nel peggiore dei casi. Di averti visto, insomma. Ma con che scusa? Con quella che ho detto a Monticelli. Oh, e tu pensi che basterebbe? Per Monticelli, che sa, no. Ma per mio marito, che non dubita neppure, sarebbe anche troppo convincente. E tu giochi la tua vita così? Il tuo avvenire per un capriccio, per il gusto di commettere una pazzia. Perché ti amo? Perché non avrei potuto rimanere in casa senza vederti? Avevo bisogno di vederti.
dubbiosa per quello che mi hai detto ieri, tormentata da quello che mi hai scritto. Adesso sono contenta, sai. Adesso torno a casa tranquilla e contenta. Dio mio, ma che strano modo di ragionare hai, e che supplizio, che supplizio. Povera vittima, che supplizio. Che supplizio essere amato così, vero? Hai ragione, ti amo troppo, ti amo troppo. Dio mio, ma che donna sei, ti prego, Giulia, vattene, guarda, è già molto che sei qui. È appena un quarto d'ora. Lasciami qui ancora 10 minuti, 5. Ma no, devo andarmene anch'io, ti prego. Vattene, Giulia, vattene. Beh, che stai facendo? Che cerchi? Guardo se ci sono delle lettere. Se mi tradisci. Oh, quest'altra adesso. Beh, se non c'è niente, non devi aver paura, no? Mi apri questo? Ma non c'è niente. Niente, niente? Ma sì, delle carte, dei conti. Aprire, aprire. Poi te ne vai, vero? Sì, me ne vado. Aprire. Conti, conti. Conti pagati? Ma come sei preciso? Basta così? Sì. Momento, questo foglietto rosa? Guarda, fai presto. Allora, se posso guardare, non c'è niente di compromettente. Guglianetti. Ah, sì. Va bene così? Sì. Te ne vai adesso? Adesso me ne vado. Oh. Ma dunque? Puoi distruggere le lettere che ricevi, ma a chi scrivi tu? La carta assorbente può rivelare molte cose. Av, carissimo Costanzo, ci vediamo giovedì 28. È caro o cara? Ma Giulia, ti prego, smetti! È caro o cara? Giulia! Che c'è? Tuo marito! Parla con la portinaia! Mio Dio, non è partito! Gli indica la scala. Mio Dio, ha finto di partire, vieni qui per sorprenderci. Dio, Dio, che fa? Viene, viene. Parla ancora, lo vedi, lo vedi, lo vedi. Nasconditi, presto, e presto, dove? Là, in biblioteca. No, 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 potrebbe venire là, è meglio di qua. Che fa, che fa, sale? Sì, adesso. Che faccia? Non lo vedo più, presto, presto, presto. Che sciocca. O lo sa e mi cercherebbe, o non lo sa, e allora trovandoti qui? Potrebbe venirlo a sapere da altri, per combinazione, che sono venuta. E come giustificare di essermi nascosta in casa tua? No, no, è meglio che mi trovi qui, apertamente, senza misteri. Rimango. Qui? Sì, sono venuta per tuo fratello. Ma qui, in casa mia, e lo crederà? Sì, 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 lo crederà. Ad ogni modo è meglio così. Sediti, dai. Ma sei pazza, sei pazza. Che faccia ho? Sì? Il signor Campiani chiede di lei. Fallo passare, presto. Passi. Ma fagli incontro. Sì, 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 vado. Disturbo? Ma le pare. La portinaia mi ha detto che stava proprio bene, ero di lì per andare. Sto assai meglio, grazie. Ma la prego, si accomodi. Grazie. Buongiorno. Tu, Giulia. Ma non sei a Genova? Ma tu come sei qui? Io? Probabilmente per la stessa ragione che ha condotto te. Le tue parole di ieri sera riguardo al fratello di Velati mi hanno preoccupata. Non ci ho dormito tutta la notte. Ho temuto che potesse accadere qualcosa. Tu eri assente, sei uscito prestissimo. E allora mi sono detta, bisogna avvertire Velati. E sono andata a cercarlo al suo studio. Non c'era e sono venuta qui. Ma tu come mai non sei a Genova? Sono passato in ufficio prima di andare alla stazione. Lì ho trovato un telegramma giunto la notte che mi ha fatto sospendere la partenza. Se tu mi avessi avvertita, mi sarei tranquillizzata. Sono passato da casa alle 10, tu non c'eri. Sono andata a accompagnare Giannino a scuola, poi sono stata allo studio di Velati. Che mi prova ancora una volta che con le donne non bisognerebbe parlare che del buono e del cattivo tempo. Soprattutto con le donne molto impressionabili. Ma perché? Perché non c'era ragione che parlassi a Velati tu di ciò. E soprattutto non dovevi venire qui. Perdoni, avvocato. Ma Giulia, sei troppo intelligente perché io debba aggiungere di più. Tu dovevi scrivere a Velati che passasse da noi. Sono stata al suo studio. E poiché non ce l'hai trovato. Dunque, avvocato. La prego. Grazie. Giulia le ha detto. Sì, la signora aveva cominciato, infatti, ma è giunta Aurora. Io non ho parole per ringraziarla di non quanto ha fatto. Non si tratta di questo. Bisogna soltanto provvedere.
C'è dunque del pericolo? No, ma poiché ho rimandato la partenza, ho pensato che agendo oggi sarebbe stato un giorno guadagnato. Allora mi sono recato al suo studio, vedendola assente, per sapere dove avrei potuto scriverle. Sì, infatti un improvviso rimando. Mi occorre la sua autorizzazione. Oh, ma no, faccia lei. Ma se vuole che io le spieghi il meccanismo dell'operazione. No, io non capirei nulla. Ma piuttosto occorrerà del denaro? No, mi basta che lei mi autorizzi ad agire come mi parrà opportuno. Piuttosto la troverei nel suo studio, se mi occorresse di rivederla. Sì, ci andrò e rimarrò fino alle 7. Non è improbabile che io le faccia una nuova visita entro poche ore. Veramente, io non ho parole per quello che fa per me, ma mi dica sinceramente, occorrerà del denaro? No, soltanto una sua firma per rimandare una scadenza a gennaio. E nel frattempo... Posso venire io in cerca di lei? Sì, forse è meglio. Venga nel mio ufficio alle 6. Senza dubbio. Giulia, ma che c'è? Bambina. A proposito, avvocato, voglio essere il primo a farle le congratulazioni. Ho avuto delle confidenze da un buon papà, amico mio. Ma davvero... Via. È fidanzato? Per adesso niente di sicuro, ma appare che qualche cosa in vista ci sia. Anzi, certe assiduità farebbero supporre... La Bianchi? Ecco, subito i nomi. Non fare domande. Vuole il segreto, il nostro avvocato? Ma è presto, io sono solo un buon amico di casa, nulla più. Si sapeva che era molto assiduo. Le mie congratulazioni. Sono molto premature, li assicuro. Vedremo. Giulia? Arrivederci a domani. Buongiorno. Ho dimenticato la mia borsetta. Guardi, deve essere lì sulla poltroncina. Non credere di sposarla. Si accomodi, avvocato. Chiamo subito la signora. Lei, Monticelli, così presto? Solo? Come va? Benissimo. Solo? Solo per ore. Perdoni, mi sembra molto agitata. No, affatto. Perché in tal caso le domanderei come un immenso favore di essere calma e di volermi ascoltare. Che ha da dirmi? Non venite a pranzo? Velati non viene? Beh, un po' di calma. Se sono calmissima. Beh, non mi pare. Posso? Suo marito è fuori? Sì. Che cosa? Non è accaduto niente? Di che? Beh, dopo quanto avvenne ieri. Ma che doveva accadere? Non so, un sospetto, un dubbio... Mio marito non ha mai dubitato di me. Perché Gustavo era in grande apprensione. Ha torto, il modo stesso in cui si è comportato ieri mio marito. Appunto, gli pareva molto preoccupato. Per l'imprudenza che avevo commessa, null'altro. Ma Gustavo temeva che, ripensandoci poi a mente calma... Mio caro, sta alla moglie di ispirare e guidare i pensieri del marito. Ah. Ma Gustavo, lei era così agitata e Gustavo temeva che non si fosse saputa dominare, per disgrazia. Mi conosce assai male il suo amico. No, lui crede anzi di conoscerla molto bene, ma un avvenimento come quello di ieri era un caso così nuovo. Non mi confondo mai, nelle piccole come nelle grandi circostanze. E poi, amico mio, ci vuole altro che un incidente, sia pure serio, per distruggere una fiducia così grande quale io ho saputo acquistarmi. Ed è per questo che non temo, e che posso rischiare molto quando occorre. O anche semplicemente quando ne ho voglia. Ma quanti timori che ha questo suo buon amico.
L'idea di una sciabolata lo spaventa dunque molto. Ma non certamente per lui, è un gentiluomo, un uomo di cuore. Un uomo di cuore? Lo crede davvero? Ma non perdiamoci in chiacchiere, eh? Verrà? Ha ricevuto il mio biglietto, glielo ha comunicato? Sì. Ho scritto a lei perché immaginavo che fosse a parte di tutto. Oh, non gliene faccio una colpa di essersi confidato a lei, anzi. È una fortuna che avete voi altri uomini. E che non abbiamo noi donne, di potervi confidare a un amico, di poter chiedere aiuto e consiglio. E ne ha tanto bisogno lui di consigli. Dunque verrà? Se glielo imporrà. Certamente, lo impongo. Mi preme troppo che non manchi. Mio marito l'ha invitata a pranzo per stasera con lui. Se non venisse, dopo quanto è accaduto ieri, allora sì che le cose prenderebbero un aspetto strano. Mio marito, non vedendolo, infine, ho bisogno che tutto cammini molto liscio, che nulla, assolutamente nulla, possa far tornare il pensiero di mio marito sull'incidente di ieri. Che venga dunque, come se nulla fosse accaduto. Beh, per questo si potrebbe inventare una buona scusa ed evitare un incontro forse penoso. Penoso? E perché? E d'altronde lei ha tanto potere su suo marito, l'ha detto lei stessa. Ah, devo essere sempre io sola a lottare, io sola a cavarmi d'impaccio. Gli secca di trovarsi in faccia a me oggi. L'avevo previsto, per questo le ho scritto. Dica a Velati che non manchi. E guai a lui se non venisse. Guai a lui? Mi spaventa. Che farà? Non lo so. Potrebbe darsi che io fossi così irritata per il suo egoismo da non riuscire a nasconderlo a mio marito, da non essere di fronte a lui quale debbo e fui sempre. E allora, le conseguenze. Perché non sarà così ingenuo da credere che cessando di essere il mio amante cesserebbe di essere l'amico di casa nostra. Ho fatto tanto per non compromettermi, ora che è finita. Caro mio, quando si è stato l'amante di una donna come me bisogna sopportare le conseguenze. Si sposerà, vita nuova, non presenterà sua moglie, non me ne importa. Non verrà più, non ci vedremo più. A poco diraderà le sue visite. Ma per ora no. Glielo faccia ben entrare nella testa. Per ora deve dividere le sue cure. Deve dividere le sue cure tra la fidanzata e me. Anzi, e noi. Non c'è rimedio, amico mio. Oh, Andrea, c'è qui Monticelli. Caro avvocato. È venuto per scusarsi, anche da parte di Velati, di non poter essere a pranzo con noi stasera. Ma perché? È un loro cliente, è giunto improvvisamente da Torino, col quale ha l'appuntamento alle 9:00, e pareva loro scortese di andarsene subito dopo pranzo. Ma io ho preteso che venissero ugualmente. Diavolo, sarà sempre meglio per noi averli per poco che per niente affatto. Non insistere oltre, ho già convinto Monticelli, che ha promesso di andare a prendere Velati. Non si fanno complimenti con noi. Noi allora andiamo al Dal Verme? L'abbiamo promesso a Giannino, lo sai. Come vuoi. Perdoni, avvocato, ma ho qualche faccenda da sbrigare prima di pranzo, anche per conto di Velati. Gli dica anzi che quell'affare è completamente sistemato. Si tranquillizzerà. A tra poco, dunque. Signora? Se ne va? Da Gustavo e da quel cliente di Torino che lei mi ha inventato così a proposito. Sa, è quel tale dei rinvii. Ah. E vorrà dire che dopo potrà mandare Gustavo da solo all'appuntamento. La sua presenza è superflua. Oh, perfettamente inutile. E lei potrà accompagnarci a teatro. Sì, ma sia indulgente, generosa. Lei che ha capito così bene la vita, che l'ha presa così dal lato giusto, deve concedere qualcosa alla natura umana. A quella di voi uomini, soprattutto. Gli uomini valgono ancor meno delle donne, mi creda. Ma cerchi di alleviargli il supplizio. Ma sì, ma sì. È calma, vero? Calmissima. E poi suo marito è in casa. E infine quello che è stato, è il passato. E non se ne parli più. E amici come prima? Non me lo dice questo? Che ottimo amico che ha Velati in lei. E per questa amicizia lei sembra meno buono di quello che è veramente.
meno buono. E perché? Io la seguo sulla sua strada, la migliore, dopo tutto. Già. E forse mi giudica male vedendomi così rassegnata. Questa donna non ha mai amato veramente e accetta di essere abbandonata con tanta indifferenza perché... No, non lo penso, glielo giuro. Io penso invece che lei è una donna che ragiona. C'è in lei uno strano, certo, ma giusto equilibrio fra l'amore per un uomo e l'affetto per la sua famiglia. All'amore per un uomo che non è suo marito, lei sacrifica tutto. Per esso lei rischia tutto. Sì, ma fino al punto in cui non è compromesso e non corre pericolo l'affetto per la sua famiglia. Lei recita la commedia dell'amore, commedia appassionata, se si vuole, ma commedia a lieto fine. Il dramma che si chiude violentemente non è fatto per lei. Per lei che al punto in cui è giunta ora la sua relazione con Gustavo potrebbe, insistendovi, far scoppiare il dramma. E le pare di giudicarmi bene. Mi nega gli slanci, gli entusiasmi. No, fatali, sempre. Lei aveva un amante. E ciò malgrado suo marito era il più felice degli uomini. E per merito suo. Ci sono delle donne oneste, o perlomeno quelle che la gente chiama oneste, che rendono la vita al marito meno lieta, meno tranquilla di quanto lei non abbia fatto. Ci vuole una grande abilità. E io gliene do atto. Vorrebbe avere una moglie come me. Questa è un'altra questione. Ma una cosa è certa. La botte dà il vino che ha e la società le mogli che può. I risultati a volte non possono essere che questi. Ma lei non è delle peggiori. Le pare che la giudichi male? Pessimista. Pessimista? Ma perché? Anzi, se ho un merito è che so trovare un lato buono anche nelle cose che non lo hanno. Arrivederci. A più tardi. Che cerchi? Non ho lasciato qui delle carte. Ma non so. Ah, eccola. Che fai? Vado nel mio studio. A lavorare, anche oggi che è festa. Non esci più oggi? No. Giannino non si è mosso di casa tutto il giorno, potresti accompagnarlo a fare due passi. Non esci tu? Ma no, quando c'è un pranzo bisogna sorvegliare. Di Teresa e Antonietta non mi fido molto. Potresti portare Giannino al Dal Verme a comprare il palco per stasera. Ma sono le 5:30. Hai tutto il tempo. Va bene, fai vestire Giannino. Andrea, che hai? Io? Niente. Sei ancora in collera? No, io non lo sono mai stato. Ti ho detto soltanto ciò che ritenevo giusto di dirti, ecco tutto. E dunque? Ammetterai però che io sia sempre un po' preoccupato. Ma perché? Per la tua leggerezza. Una leggerezza che non ti conoscevo. Io non ti ho mai fatto delle prediche. Non ho mai imposto né desiderato che tu fossi una di quelle donne di una priderie ridicola che tutto sottomettono alle apparenze, che anzi, molto spesso fanno consistere l'onestà soltanto nel salvare le apparenze. Ma da questa scioltezza, da questa sicurezza di te, che non mi è mai dispiaciuta, ad eccesso di ieri ci corre. E allora, per uno sbaglio, per una sciocchezza, la testa vola, fantastichi, ti preoccupi. E magari dubiti anche di me. Di cosa non siete capaci voi altri mariti? Hai torto. Hai torto, Giulia, a parlare così. Parli come certe volte agisci, senza riflettere. E dici delle cose che se ne comprendessi il significato ti farebbero arrossire. Ma tu perché le provochi? Io? Ma sì, scusa, tu sai come bisogna pigliarmi. Ieri mi hai fatto una paternale. Io ho capito il mio errore e ti ho chiesto scusa. Doveva essere finita. No, mi tieni il broncio. No, mia cara. Ma mi rimane il dubbio che domani, dimenticandoti ancora, tu possa fare qualcos'altro, di meno grave forse, ma che sia poco corretto. Ma forse che sono andata da Velati per il gusto di vederlo. Dovevo parlargli, no? Il movente era buono. Quello di avvertirlo tuo malgrado, perché tu per un eccesso di delicatezza non avevi voluto farlo. E io non volevo che tu avessi dei guai per conto d'altri. Capisci? E se io non ti avessi trovata là?
forse non mi avresti nemmeno avvertito di quello che avevi fatto. Ma certo che te l'avrei detto. T'ho mai nascosto qualcosa? Non lo so. Non lo credo. Ma vedi, Giulia, tu dovevi scrivergli di venire da noi e invece... Pilati vive solo, abita nel centro della città. Tutti lo sanno, nostro amico. E dagli. Ho capito, ho sbagliato. Ma da come insisti si direbbe che dubiti. Per fortuna che è fidanzato. Poveretto me, se avessi bisogno di una tale considerazione per rassicurarmi. Decisamente non rifletti. E va bene. Ho sbagliato. Io ti chiedo scusa ancora una volta. Ma per favore, non insistere più. È che ti voglio bene, Giulia. È che sono geloso della tua reputazione. So che molto spesso una piccola imprudenza è causa di grandi sventure. Vedi, io avrei voluto che ieri, uscendo da quella casa al mio braccio, tutti quelli che ti conoscono, tutta la città, fosse stata lì per vederti al mio fianco. Non parliamone più. Non parliamone più. Fai vestire Giannino. Metto via queste carte e torno. Teresa? Teresa? Il soprabito di Giannino e il berretto blu. Giannino? Giannino, tesoro, papà ti conduce a passeggio a comprare il palco per andare a teatro stasera a vedere il ballo. Sei contento? Dove sono i guanti? In tasca? L'altra mano. Su, su, presto, papà è già pronto. Coraggio, granatiere! Ma quando imparerai a vestirti da solo? Ormai sei un ometto di 7 anni, eh? Bravo. Teresa? Signora? Mi raccomando, per le 7, eh? Dì all'Antonietta di metterci un po' di cura e tirate fuori il servizio di porcellana a fiorellini, quello bello, adagio, senza romperlo. Sì, signora. Prego, s'accomodino. Buonasera. Buonasera. E suo marito? È uscito, è andato al Dalverme a prendere un palco per stasera. È una vecchia promessa che adempiamo verso Giannino. Prego. Era tanto che ci voleva andare. Chi? Giannino. Ah, il ballo. Il Sieba. Il Sieba. Il Sieba di Manzotti. È rappresentato bene, con lusso. Non so, veramente l'ho visto tanto tempo fa alla Scala, non me lo ricordo. Oh, 10 anni almeno. E poi la musica è tanto bella. Di che? Ma del Sieba. Non si parlava del Sieba? Ah, sì. È di Marenco la musica, vero? Non so. Gustavo, è di Marenco? Di Marenco. Monticelli, viene anche lei a teatro con noi, vero? Velati, non ha nulla da dire?
Velati, le sue lettere. Le vuole? Poiché me le dà. A lei. Dunque, è tutto finito? Definitivamente finito? Risponda pure. Poiché è lei che lo vuole. Sì. Perché sono io che la congedo. L'ho fatta venire per questo. Amica mia, al punto in cui sono giunte le cose, io credo... Monticelli, che fa? Va via? Guardavo. Non vada via. Diceva? Al punto in cui le cose sono giunte, dopo quanto è accaduto ieri, non che sia la verità, le prometto che quanto crede sul mio conto... Allora? Nel suo interesse, per la sua tranquillità, io penso che... Sì, forse è meglio così. Vabbè, le potrei dimostrare che sono tutte fandonie, tutte quelle cose che si dicono sul mio matrimonio. Ma lo stato d'animo, dirò meglio, la condizione per entrambi... Non so. Hai finito? Vuoi la verità? Non vale più di un altro. Mi hai tenuta per 2 anni, finché t'ha fatto comodo. Poi ti sei stancato. E per abitudine, o per inerzia, o per paura, trascinavi quest'amore come una catena che non riuscivi a spezzare. Non vali più di un altro. Uno che fosse un uomo, veramente, avrebbe trovato il coraggio di dirmelo. E con una donna come me potevi farlo senza paura. Perché anche se t'amassi ancora, e non t'amo più, te lo giuro, non farei niente per trattenerti. Perché c'è sempre qualcosa che mi preme più di te. E questo è il risultato. Che sono io che ti congedo. Io sì, perché se volessi potrei vendicarmi e tenerti per forza, perché avresti paura. Tranquillizzati. Sono tranquilla io. Ma ti ripeto quello che ho già detto a Monticelli. Bada a quello che fai. Prendi moglie o no, non me ne importa. Ma salva le apparenze di fronte a mio marito. Non allontanarti da noi troppo bruscamente, così che lui debba chiedersi il perché del tuo comportamento. Potrebbe non dubitare, no, ma stupirsi, ricordare il passato, quello che avvenne ieri, ricostruire tanti piccoli fatti e perdere quella completa, quella cieca fiducia che è in me, a cui tengo tanto e di cui ho tanto bisogno. E poi lo sai, voglio bene a mio marito. A modo mio, si capisce, ma gli voglio bene. E non voglio causargli neppure una preoccupazione. Siamo intesi? Vieni dunque da noi. Sarà tanto seccante per me riceverti quanto per te venirci. Ma è necessario. Non ti amo più. Non ti amo più. Non so neppure se t'ho mai amato. Mi pare perfino impossibile di aver amato un uomo come te. Ieri ti ho detto non credere di sposarla. Ma era l'eccitazione del momento, sai? Adesso ti dico sposala. Sposatela pure. Non credere che t'amerà come t'ho amato io.
Già, io credo che sarà più intelligente di me. E capirà subito che non vale la pena di amare un uomo come te. Tempo perso. Signora, c'è il suo marito. Un'ultima cosa. Restituiscimi tutto quanto hai di mio. Lettere, ritratti, biglietti, tutto. Bada che non manchi nulla. Non commettere quest'ultima vigliaccheria di tenerti qualcosa per te, chiaro? Manderò a prendere tutto io domani. Siamo intesi? Suo marito sta arrivando. Siamo intesi? È qui. Ho finito. Carissimo. Buonasera. Come va? Avvocato. Buonasera. Velati, gliel'ha detto Monticelli, per quell'affare siamo a posto completamente. Grazie. Completamente a posto. Hai trovato il palco? Sì. Perché pensavo che essendo domenica e tardi, forse di palchi non ne avresti trovati. E invece? E Giannino? L'ho affidato a Antonietta, che gli faccia un po' di toilette. Che bravo papà. Monticelli, un vermouth? Grazie, non ne prendo mai. La signora è servita. Era ora. Velati, il suo braccio.